è stato in Francia il latitante rosarnese Michele Bellocco. L'uomo è stato fermato nella stazione per rush di Lione ed era irreperibile da 2 anni. Ridisegnate le reti ospedaliere e territoriali della Calabria, programmato un aumento di oltre 1300 posti. Perocchiuto, un passo importante per ricostruire il sistema. Emergenza caldo in Calabria con temperature che toccano i 40 gradi e Occhiuto con un'ordinanza fino al 31 agosto vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde. Tutela del mare, i bambini protagonisti dell'evento promosso a Soverato dal FLAG Ionio 2. Dalla Regione Calabria in arrivo 500.000 euro per bonificare il ghetto della Ciambra di Gioia Tauro. Tempi stretti per gli interventi, fissata infatti la data del 31 dicembre 2023. A Cauloni è stato riaperto lo sportello INPS, chiuso ormai da qualche anno e che si doterà anche di un punto utente evoluto. Benvenuti a questa nuova edizione del TG News che si apre con l'arresto in Francia del latitante, il rosarnese Michele Bellocco. L'uomo è stato rintracciato davanti alla stazione di Perroche di Lione in Francia ed era ricercato da 2 anni, il servizio di Raffaella Silvestro. In Francia, presso la stazione Perrache di Lione, è stato fermato e arrestato dalla polizia francese Bellocco Michele, classe 96, rosarnese. Le indagini condotte dalla compagnia di Gioia Tauro con l'apporto qualificato dello squadrone riportato cacciatori Calabria erano partite dal novembre 2021, quando proprio il Bellocco si era arbitrariamente sottratto alla misura degli arresti domiciliari su cui era sottoposto in Rosarno, probabilmente nella consapevolezza della possibilità di una sentenza definitiva per cumulo pene, diventata poi effettivamente esecutiva qualche mese dopo. Nello specifico, l'uomo è risultato condannato in via definitiva per vari reati contro la persona ed il patrimonio, in particolare per la violazione della normativa in materia di armi, rapina, calunnia, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazioni e furto commessi in Catanzaro e nella provincia di Reggio Calabria dal 2014 al 2017. Consistente la pena da eseguire, parliamo di 8 anni e 4 mesi di reclusione, un provvedimento che probabilmente ha ulteriormente ingenerato nel rosarnese la volontà di darsi alla latitanza. I carabinieri, attraverso una continua attività investigativa, sotto il costante coordinamento della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, non avevano mai interrotto le ricerche del soggetto, in particolare divenute più stringenti negli ultimi mesi, inoltre del provvedimento anche di cattura. Al momento sono in corso le procedure finalizzate all'estradizione del soggetto, che al rientro in Italia sarà posto a disposizione dell'autorità giudiziaria reggina proprio per scontare la pena su cui è stato condannato. L'arresto di Bellocco Michele si inserisce nell'ambito di un ampio progetto fortemente voluto dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, guidata dal Procuratore Generale, parliamo di Gerardo Domignani, che ha rafforzato il coordinamento delle attività delle forze di polizia per la ricerca e la cattura dei latitanti destinatari di provvedimenti definitivi, che può già vantare in poco tempo importanti risultati. E sull'arresto del latitante Bellocco interviene il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, che si congratula con le forze dell'ordine, in modo particolare con la compagnia dei carabinieri di Gioia Tauro e lo squadrone eliportato cacciatori Calabria. Un obiettivo, dice la Ferro, ottenuto grazie all'importante lavoro del procuratore generale di Reggio Calabria Gerardo Domignani, che ha rafforzato, dice, il coordinamento delle attività delle forze
di polizia per la ricerca e la cattura dei latitanti. Cambiamo completamente argomento, parliamo di sanità. Presentata la nuova rete ospedaliera calabrese, 1300 posti letto in più, un piano ambizioso, dice Occhiuto, ma realizzabile. Integrare in modo più compiuto e più stretto l'assistenza ospedaliera con quella territoriale. E quanto prevede la nuova rete ospedaliera della Calabria presentata in Cittadella e ridisegnata dalla struttura commissariale. La rete ospedaliera prevede 3 hub DEA di secondo livello, 8 SPOC DEA di primo, 5 ospedali generalisti con pronto soccorso, 6 ospedali di zona disagiate e 2 stabilimenti di azienda di riferimento. Nel dettaglio, hub DEA di secondo livello sono la Dulbecco di Catanzaro, l'Annunziata di Cosenza e il GOM di Reggio Calabria. Gli SPOC DEA di primo livello, Castrovillari, Rossano Corigliano, Cetraro, Paola, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Polistene e Locri. Ospedali generali con pronto soccorso sono invece Praia Mare, Soverato, Tropea, Gioia Tauro, Melito Porto Salvo. Ospedali di zona disagiata, Trebisacce, Cariati, San Giovanni in Fiore, Acri, Soveria Mannelli, Serra, San Bruno. Nella nuova rete ospedaliera è programmato un aumento di 1.324 posti letto rispetto a quelli attuali. La rete territoriale prevede 67 case di comunità. È un piano ambizioso, ma è un piano realizzabile perché questa volta abbiamo le risorse, proprio perché abbiamo chiuso i bilanci e abbiamo dimostrato che c'è un avanzo di amministrazione. Quindi gli investimenti previsti nel piano sono investimenti che abbiamo già messo in cantiere. Per fine anno, per esempio, avremo un incremento di 60-70 mezzi per l'emergenza urgenza, stanno arrivando nuove tecnologie che abbiamo programmato dando le risorse alle aziende per acquistarle nei mesi passati e quindi da qui in poi, avendo il progetto della sanità, possiamo riempirlo di contenuti perché abbiamo le risorse per farlo. Rimane il tema del reclutamento. Abbiamo assunto moltissime persone senza le quali, siccome ci sono stati tantissimi pensionamenti negli ultimi 2 anni, oggi tutti gli ospedali della Calabria sarebbero stati chiusi per effetto del fatto che in 12 anni assunzioni in Calabria non se ne sono state realizzate. E continueremo sul reclutamento dei medici, chiedendo al governo di aiutarci a rendere più attrattivo il lavoro del personale sanitario in Calabria. Il ridisegno della rete sanitaria prevede anche una diversa configurazione della rete di emergenza-urgenza con un potenziamento dei servizi e delle dotazioni. La logica e il buonsenso, ma soprattutto una sanità moderna, fa sì che non si possa disegnare una rete territoriale se non si disegna contestualmente o si rimodella contestualmente una rete ospedaliera. Portare la risposta nel luogo più vicino a dove si manifesta il bisogno da questo punto di vista. In questo c'è stata la misurazione del fabbisogno di una popolazione che diventa sempre più anziana, sempre più cronica, e quindi inevitabilmente si inizia, dovendo disegnare un complesso unitario, si inizia dal territorio e quindi si disegnano le strutture di risposta del territorio fino al punto del domicilio, quindi l'assistenza domiciliare, quindi iniziando da lì sostanzialmente, poi sul territorio, e in conseguenza della capacità che si ha di rispondere sul territorio si modellano gli ospedali. Ancora a sanità, ma parliamo questa volta di proteste. I sindacati dei medici proclamano lo stato di agitazione all'ASP di Catanzaro, uno stato di agitazione, dicono, permanente, perché l'azienda non rispetta i patti per le retribuzioni di produttività. Abbiamo ascoltato Ivan Potente della CGIL Medici Area Vasta. Verso lo stato di agitazione, i medici dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, ancora non corrisposta l'indennità di risultato del 2020 concordata con i sindacati nel protocollo d'intesa con i vertici dell'azienda. La vicenda, che riguarda oltre 600 camici bianchi, è stata sollevata dalla CGIL Medici insieme ad Anao Assomed. Noi avevamo provato con il commissario Battistini ad instaurare un colloquio che fosse il più possibile cordiale e più univoco. Pensando che trattandosi di un medico tutto ciò potesse essere foriero di un percorso nuovo. L'ASP, come sappiamo, non riesce a mantenere a tenere fede a alcune dinamiche contrattuali, e rispetto alle stesse avevamo ragionato con l'ex commissario Spaziante e raggiunto un accordo che poi è stato confermato allo stesso Battistini. L'accordo riguarda la retribuzione di risultato, cioè la produttività. Siccome l'azienda era indietro di molte annualità,
L'impegno era che nel mese di luglio del 2023 si andasse all'erogazione del fondo di retribuzione di risultato anno 2020. Vorrei precisare, si tratta della retribuzione di risultato di 3 anni fa, che i medici non riescono a farsi erogare. Bene, abbiamo chiesto all'azienda se era intenzionata a rispettare questa data, nessuno ci ha risposto. Abbiamo chiesto una convocazione urgente al direttore generale, ovvero commissario straordinario, nessuno ci ha risposto e ci ha convocato. Dal sindacato l'appello al governatore Roberto Chiuto perché l'azienda sanitaria rispetti gli impegni assunti. Laddove l'ASP non rispettasse questi patti, noi saremmo costretti ad andare allo stato di agitazione permanente. Chiediamo al presidente Chiuto di intervenire. Il presidente della regione, che è anche commissario ad acta, vorrà, diciamo, intervenire sul commissario straordinario e chiedere il rispetto dei patti, che sono un dato indispensabile, perché la fiducia tra chi lavora e i medici lavorano da protagonisti all'interno di questa azienda e all'interno di tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Sono attori, non comparse. E c'è un neonato morto tra i 50 migranti soccorsi in mare nelle ultime ore, giunti al porto di Reggio Calabria a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera. Il bimbo si trovava con la madre, per la quale la prefettura ha chiesto immediatamente l'assistenza psicologica. Non si conoscono al momento i dettagli sulle cause del decesso, ma solo che la donna e il bambino facevano parte di un gruppo di migranti non provenienti da Lampedusa, ma soccorsi in mare. E per l'assessore, il vicepresidente della giunta regionale Giusi Princi, 2 nuove deleghe per lei: cultura, sport e giovani. Si amplia il ventaglio di deleghe per la vicepresidente della giunta regionale Giusi Princi. Il governatore Roberto Chiuto ha infatti conferito alla numero 2 dell'esecutivo calabrese le materie cultura, politiche giovanili e dello sport. Si tratta di deleghe assessorili finora non attribuite e dunque rimaste in capo allo stesso governatore, che continua a trattenerne per sé diverse: rapporti con l'Unione Europea, ZES, iniziativa legislativa, tutela della salute e politiche socio-sanitarie e socio-assistenziali, indirizzi sugli enti strumentali e fondazioni, infrastrutture e lavori pubblici, turismo e marketing territoriale, urbanistica, protezione civile, programmazione unitaria, ambiente e tutela del territorio, programmazione, pianificazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle risorse idriche, coordinamento strategico e razionalizzazione delle società partecipate, verifica, attuazione e progetti strategici del governo regionale. Un ventaglio ampio, reso ancora più largo dopo la sospensione dell'assessore Marcello Minenna, coinvolto in un'inchiesta condotta qualche settimana fa dalla Procura di Forlì. Restiamo nel mondo scolastico per parlare delle prove Invalsi. Resi noti i risultati delle Invalsi 2023, ancora una volta si emerge un divario tra nord e sud, con Calabria e Sicilia all'ultimo posto. Però il dato ancora più allarmante è che un maturando su 2 non capisce cosa legge. Metà dei giovani, infatti, che termina le scuole superiori non è in grado di comprendere quello che legge. Solo il 51% degli studenti, un punto rispetto al 2022, raggiunge almeno il livello base, con un divario tra nord e sud che raggiunge la quota di ben 23 punti percentuali. È un dato ancora più elevato per quanto riguarda la prova di matematica e il listening, cioè l'ascolto della prova di inglese. Ed lo abbiamo detto, lo vedremo poi più tardi con il nostro meteo: emergenza caldo in Calabria, le temperature possono raggiungere anche i 42 gradi. Il presidente della regione Calabria Roberto Chiuto emana un'ordinanza: fino al 31 agosto 2023 rimarrà un divieto di lavorare nelle ore più calde. Tutti i dettagli su come sopravvivere, soprattutto su come adeguarsi a questo caldo, nel servizio di Giuseppe Mazzaferro. È da settimane che si vive un'ondata di caldo anomala, bollini arancioni e rossi praticamente in tutta Italia.
per una estate torrida che è del 2023 già inizia per essere diventare l'anno più caldo di sempre. L'allerta è soprattutto nelle regioni meridionali e in particolare nella nostra Calabria. Da diversi giorni, infatti, i bollini sono rossi. E così anche il governatore Occhiuto ha emesso un'ordinanza contingibile urgente con la quale vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole. Parliamo dalle 12.30 alle 16, questo è il range d'orario più pericoloso in cui non bisogna stare certamente al sole. Il provvedimento ha efficacia immediata e sarà valido fino al prossimo 31 agosto. Così come si legge nell'ordinanza, il valore è sull'intero territorio regionale, per aree o zone interessate allo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, per tutti i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa. Ovviamente il tutto viene limitato alle giornate in cui la mappa del rischio segni un livello alto. Le temperature continuano ad essere particolarmente elevate, rendendo rischioso lo svolgimento di attività lavorative, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno. Bisogna ricordare che nella nostra regione, nelle ore di punta, le temperature superano facilmente i 40 gradi. Ed è lo stesso Ministero della Salute che dà 10 indicazioni importanti su come proteggerci dal forte caldo, specialmente per i soggetti deboli. Intanto non bisogna uscire nelle ore più calde della giornata, che in genere sono comprese tra le 11 del mattino e le 18. Puoi migliorare l'ambiente domestico e di lavoro. Basta schermare finestre esposte a sud-ovest con tende o oscuranti. Una temperatura tra i 25 e i 27 gradi con un basso tasso di umidità è sufficiente a garantire il benessere corporeo. Cercare di bere più liquidi possibili durante la giornata e moderare chiaramente l'assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare anche bevande alcoliche. I pasti debbono essere necessariamente leggeri e bisogna vestire comodi e leggeri con indumenti specialmente di cotone e lino, evitando fibre sintetiche. Anche per l'utilizzo dell'auto bisogna stare attenti a ventilare l'abitacolo prima di entrare, specialmente se la macchina è esposta al sole. Evitare più possibile esercizio fisico. Ovviamente non ci dimentichiamo mai di dare assistenza alle persone che hanno maggiormente bisogno, come anziani che vivono da soli. E un piccolo pensiero anche agli animali domestici, dare molta acqua e lasciarli ovviamente in zone ombreggiate. Il Partito Democratico presenta un'interrogazione al ministro Salvini per la Lega sul destino incerto per i 40 milioni di euro destinati alla tratta Catanzaro-Reggio. Tutti i dettagli nel servizio di Nicodemo Barillaro. Nuovo incomprensibile taglio alle risorse destinate al Sud da parte del governo nazionale, che continua a dare copertura alle azioni della Lega che palesemente vuole spaccare il paese. Ad affermarlo sono i consiglieri regionali del PD, dopo la rimodulazione delle risorse già stanziate per i trasporti, che fanno diminuire di 2,5 miliardi il budget per le infrastrutture su rotaia per le regioni meridionali, dirottandole al nord. Bene hanno fatto i deputati del PD, segue la nota del gruppo Dem di Palazzo Campanella, a depositare un'interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni al governo e a stigmatizzare il blitz messo in atto dai ministri leghisti Salvini e Giorgetti. I nuovi tagli sono inaccettabili, anche perché le risorse erano già destinate a completare infrastrutture fondamentali in tutto il centro-sud e per quel che riguarda la Calabria sarebbero state utilizzate per il completamento dell'elettrificazione della tratta Catanzaro Lido Reggio Calabria, opere che si attendono da anni e che adesso, per motivi non precisati, rischiano di essere nuovamente bloccate con i conseguenti danni per i cittadini. Anche noi chiederemo al governo regionale chiarimenti in merito a quanto avvenuto e in particolare per quel che riguarda la Calabria, rivolgendo anche il nostro appello al presidente Occhiuto affinché si attivi per evitare un'ulteriore beffa, visti i ritardi già accumulati per il completamento dell'elettrificazione della tratta Catanzaro-Lido-Reggio Calabria. A stretto giro è arrivata la replica dei parlamentari calabresi della Lega, Domenico Furgioele e Simona Loizzo. Ricordiamo, specificano i parlamentari calabresi, come specificato dal MIT, che nessun lavoro è stato rinviato e 2,5 miliardi di euro sono destinati ad accelerare i cantieri. In occasione del prossimo CIPES del 20 luglio verrà proposto in accordo con RFI di utilizzare tutti i fondi disponibili e accantonati.
Il presidente della sezione lavoro del Tribunale di Catanzaro, Emilio Siriani, non potrà più rivestire il proprio ruolo. A decidere il plenum del CSM, che ha approvato a maggioranza la decisione. L'uomo non è stato così riconfermato nel ruolo semidirettivo per aver dato consigli legali al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, poi condannato in primo grado a 13 anni di reclusione. Il voto del plenum è giunto al termine di un articolato dibattito. Il giudice era stato, lo ricordiamo, indagato per favoreggiamento e prosciolto dalla procura di Locri. In seguito lo stesso CSM si era occupato del suo caso in altre due occasioni. La sezione nel luglio 2020 aveva escluso l'addebito su conferma richiesta della procura generale della Corte di Cassazione e la prima Cassazione aveva aperto un fascicolo per valutarne gli eventuali profili di incompatibilità ambientale. Cambiamo completamente argomento, parliamo di estate, parliamo di mare e soprattutto la tutela del mare con i bambini protagonisti. E questo è l'argomento dell'incontro che si è svolto a Soverato ed è stato organizzato dal FLAG Ionio 2. Sentiamo. La salvaguardia e la tutela del mare e delle specie marine è stato l'argomento attorno al quale si è sviluppato l'incontro I bambini e il mare, organizzato in Piazza Nettuno a Soverato. L'evento è stato fortemente voluto dal FLAG Ionio 2, presieduto da circa 6 anni da Ernesto Alecci, consigliere regionale. Alecci ha parlato dei temi che stanno particolarmente a cuore e sulla progettazione delle attività del FLAG. L'obiettivo era quello di descrivere le cose come una sorta di racconto, lontano da argomentazioni troppo didattiche e noiose, proprio con l'obiettivo di catturare l'attenzione dei più piccini. Sì, come FLAG abbiamo inteso avviare su tutto il territorio tantissime iniziative, intanto per esaltare il pescato calabrese di questo territorio, ma approfittiamo anche per fare sensibilizzazione ambientale, il rispetto appunto del mare, e oggi assieme al comune di Soverato, in questa piazza prospiciente il lungomare, si parlerà di mare e di educazione ambientale, una giornata dedicata soprattutto ai più piccoli e ai bambini, a cui distribuiremo dei gadget, ma a cui delle biologhe marine parleranno appunto del rispetto degli animali, degli abitanti del mare. Si parlerà di tartarughe, di delfini, ma anche purtroppo del tema dell'inquinamento e di tutto ciò che purtroppo a causa di atteggiamenti sbagliati finisce nelle nostre acque, mettendo in pericolo queste bellissime specie viventi e inquinando il nostro mare. Alla fine ci saranno anche i cani di salvamento che pattugliano le spiagge ormai calabresi, le spiagge di tutta Italia, e che sono lì al servizio appunto dei bagnanti. E poi si chiuderà con un momento simpatico, perché verrà scoperta la statua del Nettuno, che manca da questa piazza da oltre 40 anni, all'epoca per dei lavori di ristrutturazione poi a un certo punto sparì, la leggenda dice che è finita nella villa di qualche ex politico di allora. E sempre con il comune di Soverato si è pensato di rimetterla al suo posto, acquistando una nuova statua e inaugurandola per la seconda volta. All'iniziativa è anche intervenuto il sindaco di Soverato, Daniele Vacca. Sì, è un'iniziativa bella e importante, perché oltre a coinvolgere i bambini, il tema infatti dei bambini e il mare, è un'iniziativa che serve a sensibilizzare, diciamo, il rispetto all'ambiente. Oggi, grazie al FLAG, nella persona del suo presidente Ernesto Alecci, abbiamo organizzato questa giornata proprio in Piazza Nettuno, dove parte la stagione estiva. Per l'ottava volta il comune di Soverato è in bandiera blu, abbiamo avuto anche dei riconoscimenti importanti come Mare Pulito, che è il premio Giordano. Quindi lavorare sull'ambiente, lavorare sulla sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente sono degli obiettivi che negli anni porteranno grande soddisfazione. Sono anche intervenuti Maria Assunta Menniti, presidente e direttrice del CESRAM, Andrea Barone della Scuola Italiana Cani di Salvataggio e il direttore scientifico del Centro Mare Calabria, la dottoressa Stefania Giglio.
Oggi siamo qui a Soverato per un'attività importante di educazione ambientale con i bambini e attraverso il gioco cerchiamo di spiegare quelli che sono i comportamenti corretti, nel nostro caso come biologi marini del Centro Recupero Animali Marini di Montepaone, quindi qua attaccato a Soverato, spieghiamo come soccorrere gli animali in difficoltà. Siamo nella baia dell'Ippocampo e siamo il primo centro d'Italia per il recupero dei cavallucci di mare, quindi in poco tempo cerchiamo di spiegare ai ragazzi giocando quelli che sono i comportamenti adatti per soccorrere questi animali. La manifestazione si è conclusa con gli interventi di Leo Spina, comandante della Guardia Costiera di Soverato e un rappresentante del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. Ci spostiamo a Palmi. Qualche giorno fa, attorno al maestoso scoglio della Ulivarella, c'erano piccole chiazze schiumose in merito, ma soprattutto sul tema della depurazione. Dopo il monito del presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto, il monito ovviamente rivolto ai sindaci, abbiamo ascoltato il sindaco di Palmi, Ranuccio. Ecco, ho chiuso, dice: sindaci, mettetevi a regola con i depuratori. Ecco. La situazione a Palmi com'è? Intanto l'intento annunciato dal governatore Occhiuto è assolutamente condivisibile da tutti quelli che, come me, come lui, come chi ama la nostra terra, vuole tutelare il mare, vuole tutelare l'ambiente, vuole tutelare le nostre coste. Quindi ben vengano queste direttive. Il problema è che non si può in pochissimi giorni risolvere dei problemi che sono atavici, ai noi, ahimè, nei nostri territori. Quindi noi da anni abbiamo avviato una campagna per censire, per contrastare in ogni modo con l'uso dei droni, della polizia locale, delle forze dell'ordine, in collaborazione con la capitaneria, per andare a cercare gli scarichi abusivi, chi non depura correttamente. Abbiamo fatto negli anni anche denunce agli impianti di depurazione quando mal funzionanti. Sono una serie di azioni determinanti che però richiedono uno sforzo enorme di personale che non c'è nel Comune di Palmi, ma presumo in pressoché tutti i comuni, un impegno di risorse che non c'è e quindi bisogna fare sinergia, però la strada sicuramente è quella giusta. Ecco, oggi il mare della tonnara di Palmi, del Comune di Palmi, com'è? A che stato è? Il mare è in ottimo stato di salute, non lo dico io, lo dicono le certificazioni, le analisi che si fanno. Abbiamo un mare cristallino che è apprezzato dai più se non da tutti. Certo, a volte si segnalano delle criticità, come è fisiologico purtroppo, ma l'obiettivo è quello di migliorare sempre più la qualità delle acque e più in generale dei servizi. Restiamo nella piana di Gioia Tauro, mezzo milione di euro e questa è la somma che la regione stanzia per bonificare il ghetto del Ciambra, che è tempi stretti per la sua realizzazione. La data infatti è fissata per il prossimo dicembre 2023. Dopo ben sei lunghi anni, entro dicembre del 2023, gli enormi cumuli di detriti e rifiuti accatastati all'ingresso del quartiere ghetto della Ciambra, in seguito agli interventi di spegnimento dei devastanti incendi del luglio e dell'agosto 2017, finalmente spariranno e si spera anche per sempre. E questo è quello che emerge da una conferenza stampa convocata proprio ieri mattina nella stanza del sindaco per dare conto dell'arrivo di un finanziamento regionale. Parliamo di 490.000 euro che consentirà di sanare, se non tutta, una buona parte delle problematiche ambientali della famigerata Ciambra, una zona in cui risiede in condizioni di estremo degrado in una folta comunità di Rom, comunemente appellati come zingari. Risorse che però hanno un vincolo temporale ben preciso che obbliga a chiudere tutta la partita entro il fine anno, limite entro il quale bisognerà concludere i lavori e rendicontare tutto. Presenti alla conferenza stampa, oltre al primo cittadino, Aldo Alessio, erano presenti anche l'assessore all'ambiente Sabina Ventini, i colleghi dell'esecutivo Salvatore Vecchio e Andrea Macino e anche il responsabile del quinto settore comunale ambiente, parliamo dell'ingegner Salvatore Orlando. Le parole del primo cittadino, dice: siamo soddisfatti di poter riqualificare la Ciambra, è il primo passo concreto di una ferita aperta da tanti anni.
È vero, ci sono molte criticità ambientali a Gioia Tauro, ma abbiamo deciso di partire dalla Ciambra, un quartiere la cui politica, in particolare la città metropolitana, ha più volte annunciato di realizzare progetti di 12 milioni di euro mai visti. Forse noi non risolviamo il problema della Ciambra, ma puliamo un'area degradata dove sono stati accatastati rifiuti di ogni genere che verranno così selezionati da una ditta specializzata. E poi subito è toccato all'ingegnere Orlando a parlare proprio dei dettagli prettamente tecnici dell'intervento. L'attività principale, ha spiegato, sarà la pulizia delle aree sporche, ma è previsto anche il ripristino dei sottoservizi pubblici intervenendo sugli impianti fognari, in primis e qualora ce ne fossero bisogno, anche su quelli idrici, proprio per rimettere in sicurezza tutta la zona e renderla soprattutto di nuovo vivibile per i cittadini. Particolare soddisfazione invece è stata espressa dall'assessore Ventini sulla Ciambra, che ha precisato che, dice, stiamo lavorando da quando ci siamo insediati, da anni che cerchiamo di intercettare questi appositi finanziamenti. Già nel 2019 avevano interessato il Ministero degli Interni e dell'Ambiente, ma le nostre richieste sono state sempre disattese. Negli ultimi tempi abbiamo fatto dei passi in avanti per i contatti diretti con il capo di gabinetto Vigna attraverso il presidente Occhiuto. L'obiettivo per tutti è quello di rendere l'area e l'aria vivibile. Piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. È stato riaperto a Caolonia lo sportello IMSS, chiuso ormai da qualche anno e che si doterà di un ulteriore servizio punto utente evoluto. Tutti i dettagli, ma all'inaugurazione era presente per noi Giuseppe Mazzaferro. Dopo la chiusura di qualche anno fa dello sportello IMSS di Caolonia, dovuto alle note vicende giudiziarie, il territorio era rimasto sprovvisto di un punto di riferimento. Ieri, finalmente, la ripartenza, l'inaugurazione dell'apertura dello sportello PUE, il punto utente evoluto. Grazie all'interessamento del sindaco Franco Gagliuso e del consigliere regionale segretario questore Salvatore Cirillo, si è raggiunto questo straordinario risultato. Riapre l'INPS, un presidio territoriale molto ma molto importante. E qualche anno fa l'agenzia ci lasciava, oggi grazie all'aiuto del consigliere regionale Salvatore Cirillo, del direttore regionale Greco, della dottoressa Spagnolo, riapriamo questo sportello importante, ma non solo riapriamo lo sportello, si apre per la prima volta l'ufficio medico legale. Già da stamattina sono stati convocati diversi cittadini che sono stati sottoposti a vista e che quindi, anziché recarsi dal comprensorio, da Stilo, da Monasterace, da Caolonia stessa a Reggio Calabria, hanno avuto la possibilità di venire su Caolonia, e questo riguarda un'area che va anche da Bianco verso Caolonia. Oggi è un giorno importantissimo per Caolonia e non solo, per tutto il territorio della Vallatello Stilaro. Circa 2 anni fa, appena eletto consigliere regionale, è stata uno dei miei primi atti. Allora, ancora il sindaco di Caolonia, Francesco Cagliuso, era nei banchi dell'opposizione. Insieme siamo andati dal dottor Greco, che è stato disponibilissimo. Siamo stati anche noi veloci e rapidi a chiedere un aiuto per questo territorio abbandonato. Il dottor Greco ha risposto alla grande. Ad oggi noi abbiamo una sede periferica dell'INPS, oltretutto con la promessa che ci aveva fatto all'epoca, che ha mantenuto anche le visite mediche sul territorio. Questa è una cosa importantissima per tutto il territorio della Locride. Inaugurazione anche dell'ambulatorio decentrato del Centro Medico Legale di Reggio Calabria. Insomma, un doppio risultato, tenendo presenti anche le difficoltà degli spostamenti della popolazione anziana. All'inaugurazione e all'apertura erano presenti il direttore regionale dell'INPS Calabria, il dottor Giuseppe Greco. Allora, oggi noi abbiamo il piacere di riportare l'INPS sul territorio di Caolonia. Come è noto, fino a qualche anno fa su questo territorio insisteva un'agenzia dell'istituto con dei collaboratori che vi operavano, e per note vicende che hanno interessato appunto quell'agenzia noi siamo stati costretti a doverla chiudere. Ciò non di meno non ci siamo voluti sottrarre dall'impegno che l'INPS ha nei riguardi dei territori, soprattutto quelli in qualche modo più distanti dai centri di riferimento. E trovando una corrispondenza assoluta da parte della nuova amministrazione di Caolonia, colgo l'occasione per ringraziare non solo il sindaco, ma gli ottimi giovani assessori che compongono la sua giunta,
perché sono stati immediatamente pronti a cogliere l'opportunità che oggi si concretizza qui a Caulonia, vale a dire la possibilità di aprire uno sportello che sfrutta al meglio le tecnologie più moderne, e quindi pur non avendo dipendenti INPS sul territorio, chiunque abitasse nel comprensorio di Caulonia avesse necessità di interloquire con l'istituto può recarsi presso questo stabile, prendere un appuntamento e avere un servizio che è del tutto analogo a quello che avrebbe se si recasse direttamente a uno sportello fisico dell'INPS. In più siamo riusciti a, anche in questa realtà, dopo aver realizzato in Calabria Diamante e Palmi, che hanno anticipato la soluzione che oggi adottiamo qui a Caulonia, stiamo, come vede ci sono degli utenti in fila che stanno attendendo di essere visitati, perché abbiamo portato l'attività della Commissione Accertamento Medico Legale in materia di invalidità civile direttamente qui sul territorio, quindi non costringendo più i soggetti, fra l'altro soggetti con particolari patologie che hanno difficoltà ulteriore rispetto a un comune altro cittadino, agli spostamenti, non dovranno più recarsi a Reggio Calabria per avere le visite conseguenti all'accertamento dell'invalidità civile, ma lo faranno direttamente qui a Caulonia, dove abbiamo aperto un ambulatorio che sta già operando in questo senso. Tra gli intervenuti a spiegare anche l'utilizzo dell'ambulatorio decentrato del Centro Medico Legale è stato il professor Giuseppe Licordari, coordinatore medico legale regionale dell'INPS. All'apertura era presente anche il professor Raffaele Migliorini, coordinatore generale medico legale della Direzione Generale dell'INPS. All'inaugurazione sono anche intervenuti la dottoressa Elisa Spagnolo, direttrice provinciale INPS, e Michele Brilli, presidente del Comitato Provinciale INPS di Reggio Calabria. Allora, oggi inauguriamo a Caulonia due importanti novità: l'ambulatorio decentrato del Centro Medico Legale di Reggio Calabria e il punto utente voluto. Entrambe le novità sono aperte in una logica di prossimità all'utente. Siamo noi che ci avviciniamo all'utente, quindi ci distogliamo dal paradigma dell'articolazione territoriale conosciuta e consentiamo ed evitiamo che l'utente debba percorrere centinaia di chilometri per arrivare a Reggio e per fare una visita Commissione Invalidità Civile e per avere un'informazione allo sportello fisico presso tutte le sedi della provincia. Donne e impresa, la Camera di Commercio conclude il suo tour e noi abbiamo ascoltato Antonella Mancuso del Comitato Donne e Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo e Pietro Falbo, il presidente della Camera di Commercio di Le Tre Province. Sentiamo. Si è concluso nel capoluogo il ciclo di incontri voluto dal Comitato per l'imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, organizzato nelle tre province di competenza per incontrare e ascoltare da vicino le istanze e le proposte di tutte le imprenditrici. Abbiamo voluto iniziare la nostra attività di comitato proprio in questi incontri all'esterno, nelle varie realtà territoriali che compongono la Camera di Commercio di Catanzaro, di Crotone e Vibo. Sono delle tre realtà che sono molto vicine ma anche molto diverse e quindi noi abbiamo voluto creare questa occasione di incontro ma anche confronto, discutere per conoscere i punti di forza, i punti di debolezza, ma anche qualche idea per poter programmare una strategia globale che sia condivisa da tutti, che sia vincente, che diventi un punto di riferimento per quanti pubblici e privati sono chiamati ad operare delle scelte fondamentali, sia per quanto riguarda l'economia che anche la politica del territorio. Numerose le idee raccolte ed esaminate nel corso dei tre incontri, tra cui la creazione di un portale informatico rivolto alle imprenditrici. La nascita di un punto di riferimento che sia anche fisico oltre che multimediale per essere di sostegno alle donne che vogliono avviare anche un'attività economica, quindi dalle più semplici pratiche burocratiche alla conoscenza dei finanziamenti ai quali possono accedere, perché negli ultimi anni i fondi e gli aiuti destinati
all'imprenditorialità femminile hanno avuto un forte incremento, quindi è giusto anche che molte donne ne vengano a conoscenza. È emersa la necessità di mettere al centro delle dinamiche economiche e commerciali delle nostre tre province la presenza importante delle donne, dell'impresa delle donne. Vi è un valore aggiunto perché le donne è come se avessero una marcia in più quando si dedicano con passione alla propria impresa, e abbiamo avuto la possibilità di riconoscere in loro un entusiasmo che sicuramente sarà di aiuto e di ausilio al nuovo percorso delle Camere di Commercio accorpate. Domenico Vetrisano è stato dichiarato innocente dopo oltre un anno di tra custodia cautelare in carcere, domiciliare e l'obbligo di dimora. Questa è stata resa nota alla decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria, che oggi rende note le motivazioni di assoluzione del giovane roccellese. La Corte d'Appello, a seguito del deposito delle motivazioni, ha confermato l'assoluta inattendibilità del riconoscimento, valorizzando l'alibi fornito dal Vetrisano, che al momento in cui si verificava l'aggressione della donna avvenuta nel 2020 era imbarcato a bordo di un peschereccio, che sancisse così, si conclude così la sua vicenda giudiziaria e ne sancisce la sua assoluta estraneità ai fatti. Anche il Crotone si candida a Capitale della Cultura 2028, a dichiararlo il primo cittadino Vincenzo Voce in conferenza stampa, assieme a lui il presidente dell'associazione Paidea Luigi Bitonti. Sentiamo. È un progetto ambizioso, ma c'è il giusto entusiasmo per accettare la sfida. È la proposta di candidatura di Crotone a Capitale Italiana della Cultura 2028. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Vincenzo Voce, l'assessore alla cultura Nicola Corigliano, il presidente dell'associazione Paideia Luigi Bitonti, con la quale l'amministrazione Voce ha stipulato una convenzione per l'attivazione del partenariato finalizzato alla candidatura. L'associazione Paideia, che da più di 30 anni opera sul territorio nello svolgimento di attività socioculturali, si è proposta al Comune per la predisposizione a titolo gratuito degli atti preliminari e della redazione della proposta progettuale necessari per la presentazione della candidatura. Attraverso il sindaco cercheremo di creare dei partner, perché lo prevede il bando del MIBAC, pubblici e privati, e fra i migliori partner del nostro territorio, intendo i comuni più rappresentativi, c'è anche San Giovanni in Fiore, che ha dimostrato finora un interesse enorme, e poi i migliori comuni della provincia di Crotone. Devono partecipare tutti i cittadini, e credo che tutti quelli che hanno buona volontà, e poi gli studenti, i docenti, i professionisti, le categorie professionali, gli artisti. C'è di tutto, ecco, la valenza positiva di questo progetto è anche quella di dare una spinta positiva a un territorio come il nostro, che come Procida, che è diventata capitale della cultura, però ha, come dire, concepito l'idea forte dell'isola. Io dico che anche Crotone, pur essendo un'isola nella stessa regione Calabria, può ambire a partecipare a questo tipo di bando. L'amministrazione comunale di Crotone intende attivare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle potenzialità del capoluogo, promuovendo quelle attività che proiettino l'immagine di Crotone in un più vasto ambito, anche su scala nazionale e internazionale. La proposta rientra tra queste attività ed appare un traguardo certamente ambizioso, ma attuabile, considerate la storia e le presenze culturali sia della città che dell'intero territorio provinciale. Parte dal comune di Crotone, poi un gruppo di associazioni, e tra queste Paidea e l'avvocato Bitonti sono anche tra i promotori, ma è chiaro che il comune deve sostenere questa importantissima iniziativa. È alla nostra portata e sicuramente presenteremo un buon progetto e un'ottima candidatura.
E una donna di 58 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Lamezia Terme. La donna sarebbe stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenute gli agenti della polizia locale e l'elisoccorso che, viste le gravi ferite riportate, ha trasportato la vittima all'ospedale di Catanzaro, dove è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri. E per la prima edizione, cambiamo completamente argomento, per la prima edizione del Tropea Film Festival, i premi saranno realizzati dal maestro orafo Michele Affidato. Tropea ha avuto un'esperienza del genere diversi anni fa. Questo ritorno, il cui merito va ad Emanuele Bertucci, che voglio ringraziare dal profondo del cuore a nome di tutta la città per aver avuto il coraggio di azzardare questo evento, in una fase in cui ancora non sapevamo di che morte ci sarebbe toccati. Quindi è stata una bellissima esperienza con personalità del mondo dello spettacolo di altissimo profilo. La città è stata coinvolta fino in fondo in questi 7 giorni. Io ho apprezzato moltissimo la qualità degli spettacoli, degli eventi e degli ospiti, quindi sicuramente un resoconto finale molto, molto positivo, e penso che questa edizione, che possiamo classificare come edizione zero di partenza e di prova, avrà davanti a sé un futuro molto importante. La base del premio è già un regalo con il quale Michele Affidato, che peraltro ricordo è cittadino onorario della città, quel cittadino d'onore della città, quindi lui è un caro amico, aveva già, diciamo, fatto omaggio alla città di questa importante e prestigiosa scultura che si va a arricchire di questa immagine cinematografica. Molto apprezzato so dai premiati e dalla giuria, quindi anche la mano del maestro Michele Affidato ci aiuterà a crescere attraverso questo, coniugando l'arte del cinema all'arte della oreficeria calabrese. Parte la prima edizione del Tropea Film Festival nella bellissima città di Tropea, una città che mi lega in quanto alcuni anni fa ho ricevuto dall'amministrazione comunale il conferimento della cittadinanza onoraria. Un festival importante che sta vedendo grande presenza, e per l'occasione abbiamo realizzato insieme a mio figlio Antonio una scultura dove abbiamo voluto raffigurare Santa Maria dell'Isola, che poi è il simbolo identitario della città di Tropea, sormentato da una pellicola cinematografica di colore azzurro che vuole poi, ecco, rappresentare e raffigurare l'azzurro del mare di Tropea. Il festival che non c'era adesso c'è. Tropea non poteva rimanere senza un festival del cinema, avendo avuto sempre molto un grande rapporto col cinema, a partire dai Natali dati a Raff Vallone. Abbiamo chiuso, e mi piace dirlo, venerdì al Santa Chiara con il maestro Pupi Avati. Maestro Pupi Avati, che spero, sono sicuro, ci porterà fortuna, è stato premiato con l'Isola ideata e realizzata dal maestro Michele Affidato, ed è stato il primo premio della prima edizione del Tropea Film Festival, per cui rimarrà negli annali. Quando parleremo di Pupi Avati, che è stato il primo a essere premiato a Tropea. Abbiamo visto tantissimi ospiti, abbiamo visto uno straordinario Toto Cascio, che ha emozionato il pubblico, raccontare la sua vicenda, raccontare della sua esperienza con Tornatore, il nuovo cinema paradiso, e poi, con quello che tutto il pubblico aspettava, i ragazzi di Mare Fuori. Ancora eventi in Calabria, in modo particolare ci spostiamo a Stilo, dove è stato organizzato un concerto per dei bimbi ucraini organizzato dalla comunità ortodossa. Per noi c'era Ugo Franco. Siamo a Stilo, siamo nel Sacro Monastero di San Giovanni Teresis, dove sono giunti dei ragazzi dall'Ucraina che questa sera terranno nella chiesa un concerto. Poi tra l'altro sono arrivati anche ragazzi dell'Università per le straniere di Reggio Calabria, ragazzi ucraini e ragazzi russi. Da 2 settimane il primo gruppo di ragazzi ucraini è giunto al monastero per fare un paio di settimane di riposo, per stare lontani dalla guerra,
per stare così in questa oasi che dall'anno scorso è l'unico monastero della Chiesa Ortodossa Ucraina che in questo momento è sottoposto a una crescente persecuzione. Tant'è vero che molti ecclesiastici, il capo della Chiesa di Montenegro ha detto adesso è il Golgota per la Chiesa ucraina. Questi nostri fratelli vengono accusati di essere agenti della Russia, di Putin, e quindi di dover essere eliminati dal non avere i diritti umani, il diritto di libertà religiosa, in quanto nemici della loro stessa patria. E mi sembra paradossale questo, proprio nel giorno in cui oggi, questa domenica 9 luglio, nella città di Lutsk, in Ucraina, al confine con la Polonia, si sono incontrati il presidente della Polonia e il presidente dell'Ucraina per pregare insieme, per ricordare come 80 anni fa sono stati eliminati moltissimi polacchi che vivevano in quella zona. Quindi la tragedia di tutto questo, di questo immenso paese che è l'Ucraina, che si trova da una parte, ecco, c'ha l'Occidente, l'Europa occidentale, dall'altra c'ha la Russia, e che ha sempre e tanto sofferto nella storia. Credo che sia molto importante per noi non cercare di stabilire quali sono le colpe e le responsabilità, perché di tutta questa tragedia che va aumentando, ma seguire l'esempio del Papa che ha mandato il cardinale Zuppi prima di tutto per salvare i giovani, per vedere come fare che i bambini possano non essere liberati dalla guerra, perché gli innocenti, ora a prescindere da tutte quelle che possono essere le posizioni ideali da una parte e dall'altra, sono loro le prime vittime innocenti di questa tragedia. Per questo il nostro monastero, che appartiene alla Chiesa di Ucraina, guidata dall'eroico e martire metropolita Onofrio, ecco che sta cercando come una goccia d'acqua di ospitare bambini. Adesso, partito questo gruppo, ne arriverà un altro e poi dopo un altro ancora, perché più di una trentina, guarda, non abbiamo neppure gli spazi. Questo concerto è di ringraziamento a Sua Eccellenza Monsignore Vescovo di Oliva di Celocri, al parroco di Stilo, perché danno la possibilità a noi di poter aiutare insieme al sindaco, all'amministrazione, con le difficoltà che certamente incontrano. La guerra in qualche modo finirà, ma le conseguenze della guerra sono a volte tragiche e per lungo tempo. Non è casuale che vi ho detto che dopo 80 anni abbiamo visto un gesto, o proprio oggi, di pacificazione tra ucraini e polacchi. Speriamo che questo avvenga anche tra ortodossi e che nessuna altra chiesa si intrometta, tenendo presente che la maggioranza delle chiese ortodosse riconoscono come capo della Chiesa ucraina l'eroico metropolita Onofrio. Come sempre ci spostiamo ora nell'altro studio con Nicodemo Barillaro per vedere i titoli dei principali quotidiani di oggi.
Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, parliamo di sanità in apertura, reti ospedaliere territoriali, ecco i decreti. Occhiuto pubblica i due documenti che riorganizzano la sanità calabrese, previsto un incremento di 1.300 posti letto complessivi negli ospedali, ma il piano non sarà trasmesso al tavolo a Duce. Cosenza, sul bilancio dell'ASP il collegio sindacale non si esprime e ancora accessi abusivi al sistema, ai sistemi INPS per rubare i dati, arrestati a Cosenza un avvocato e tre militari della finanza. E poi l'operazione fallimenti pilotati, arrestati padre e figlio, poi i temi dell'ambiente, chiazze, marroni in mare, vegetali, i dati ARPACAL. SOS Caldo, Chiuto vieta il lavoro nei campi nelle ore più critiche, ancora a scuola, in Valsi, in Calabria la dispersione resta alta. Per quanto riguarda i temi delle varie province, Catanzaro Comune, atto della Giunta, Germaneto diventi zona ZES. Poi Reggio, rivoluzione, parcheggio per il GOM, Vibo Comunali 2024, azione e noi moderati insieme. Crotone, il progetto, un nuovo ente per i parchi archeologici di Crotone e Sibari. Calcio, Regina, anticipato al 17 luglio il verdetto del CONI. Crotone, niente tentacoli sul calcio, scarcerato, Megna Oliverio. Chiudiamo con Gazzetta del Sud che riserva questa apertura alla nuova rete sanitaria in realtà. I posti letto aumenteranno, Chiuto, ricostruiamo il sistema, scettici, idem. E ancora cultura, sport e politiche giovanili a Giuseppe Princi, regione, le deleghe, qui la vicepresidente dell'esecutivo in foto. E ancora spiagge pulite accessibili al via i lavori, l'intervento del comune. A Gioia Tauro dalla regione, 490.000 euro, il quartiere ghetto della Ciambra sarà finalmente bonificato a 6 anni dall'incendio dei rifiuti. Ponte sul Calopinace, sarà la volta buona, Reggio lo attende da troppo tempo, in corso frenetiche trattative tra comune e impresa per riavviare il cantiere lunedì. Invece Palmi, il ritorno a casa dei Manetti Bros con un film sul calcio e sulla comunità. A Condofuri, progetti utili alla collettività, ingaggiati 20 disoccupati. Le abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti, linee che restituiamo alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. E lo abbiamo visto nel servizio, temperature da record anche per i prossimi giorni, con picchi dei, anche che possono giungere a 40 gradi. Tutti i dettagli nel nostro meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. È stato presentato da info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Vi lascio adesso come sempre al riepilogo dei nostri titoli e vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG News. Arrestato in Francia il latitante rosarnese Michele Bellocco, l'uomo è stato fermato nella stazione per rush di Lione ed era irreperibile da 2 anni. Ridisegnate le reti ospedaliere territoriali della Calabria, programmato un aumento di oltre 1.300 posti, per Occhiuto un passo importante per ricostruire il sistema.
Emergenza caldo in Calabria con temperature che toccano i 40 gradi e ho chiuso con un'ordinanza fino al 31 agosto, vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde. Tutela del mare, i bambini protagonisti dell'evento promosso a Soverato dal FLAG Ionio 2. Dalla regione Calabria in arrivo 500.000 di euro per bonificare il ghetto della Ciambra di Gioia Tauro. Tempi stretti per gli interventi, fissata infatti la data del 31 dicembre 2023. Caoloni è stato riaperto lo sportello INPS, chiuso ormai da qualche anno e che si doterà anche di un punto utente evoluto.